Ecco, in comunità io ho visto qui ragazzi ebrei, musulmani e cristiani aiutarsi uno l'altro. Nessuno chiedeva all'altro, ma tu sei ebreo, tu sei il cristiano. Quello che aveva la stella d'Italia al collo non guardava se l'altro aveva il crocifisso o era musulmano. Quando c'era bisogno di darsi una mano per uscire dal tunnel della droga. Ha ragione Riccardo, noi siamo sempre portati a guardare i fatti negativi, però ogni gesto che anche oggi abbiamo messo una goccia, non sarà molto, però siamo 100, 200, 300, abbiamo condiviso un pezzo di percorso e usciamo forse magari un po' più contenti. Anche questo, ritorno al discorso iniziale, prima di dare la parola a Padre Matteo, è educazione. L'educazione non riguarda soltanto i bambini, riguarda anche gli adulti. Credo che oggi abbiamo fatto un buon corso di educazione per la convivenza e per il rispetto l'uno dell'altro. Rispettare il musulmano, rispettare l'ebreo, e che il cristiano sia rispettato, il musulmano e l'ebreo, è un grande passo in avanti, e credo che il Padre Eterno di lassù ci metta la mano sulla testa e sia contento nel vedere che i cristiani, ebrei e musulmani, almeno qui a Trivigliano, la comunità in dialogo, riescono a stare insieme e a guardarsi come fratelli. Padre Matteo. Beh, io ringrazio il rabbino di Segni, Ashur, presidente della comunità palestinese nel Lazio, il nostro Antonio che è anche rappresentante a livello di Parlamento europeo delle religioni, no? Del coordinatore, ha la responsabilità proprio di coordinare. È una ricchezza le differenze, è quello che noi abbiamo visto. Le differenze, quando vengono accolte, rispettate, diventano una ricchezza per l'umanità. Noi lo viviamo in comunità. Ringrazio il rabbino capo dell'accenno che ha fatto ai problemi reali, sul problema del disagio e delle dipendenze, di cui non solo in Italia, purtroppo, sembra quasi che non esiste più, o peggio ancora, non fa più problema quando sono aumentati l'abuso, le morti. Si sta ravvivando nei più giovani l'uso dell'eroina. Se una società che ai più giovani non sa educare, che società è? Per cui questo accenno del rabbino è sono grato di questo. Li ringrazio di cuore. Stamattina anche finiscono il programma due, mi pare tre, della religione islamica. Tra l'altro si sono vestiti, ho visto Abdullah, dove stai? Vieni, vieni, va, così, con i loro vestiti, è bellissimo, è bellissimo. È diventato ancora più bello di quanto venne. Ecco, però, ecco anche Mara, giustamente, dalla Somalia, grazie, ma anche lei finisce il programma. Non l'avevamo pensato, ma ecco la spontaneità che... Però io vorrei... Io invece oggi sento proprio il desiderio che lei ci dia una benedizione, come anche lei. Se volete, noi ci raccogliamo un attimo, se volete lo fate anche nella lingua, non so,
che per noi, perché ne abbiamo bisogno. E vogliamo terminare così. Tanto ci benedica. Le nostre preghiere sono essenzialmente brevi. Un unico messaggio: che la presenza del Signore accompagni e benedica le vostre azioni. Io mi rivolgo al Signore dicendo: tu sei, uno dei tuoi bellissimi nomi è il saggio, dona a noi saggezza. Uno dei tuoi bellissimi nomi è la luce, dona ai nostri cuori luce per illuminarci il cammino su questa terra. Tu sei l'amore, dona ai nostri cuori tanto amore che possiamo, ci può far stare bene e fare stare bene tutta la nostra umanità. Tu sei la pace, dona a noi la pace. Grazie.